Buongiorno a tutti, sono Manuela Vecchietti, sono in qualità di progettista e componente del gruppo di progettazione del regolamento comunale per la localizzazione degli impianti radioelettrici e con me è presente anche l'ingegner Fenucci, che è in qualità di consulente per la localizzazione di impianti radioelettrici, in quanto esperto di elettromagnetismo, quindi per la parte dell'elettromagnetismo. Siamo qui per esporre qua il percorso seguito nel 2021, 2020-2021, per l'elaborazione del regolamento. E per spiegarvi e raccontarvi il contenuto del regolamento e dei suoi allegati. Questa presentazione è già stata fatta, già stata esposta in sede di approvazione del regolamento del comunale per la localizzazione degli impianti radioelettrici, che è avvenuta del 2021. Le uniche modifiche che sono state apportate a questa presentazione riguardano la normativa di riferimento, perché è una normativa che è in continua evoluzione e appunto ci sentiamo di sottolineare e evidenziare quali sono le novità, le modifiche introdotte anche di recente nella norma nazionale. Ed è per questo che, essendoci state modifiche anche recenti, ci sentiamo comunque di fare una premessa normativa. È necessario fare una premessa normativa, che è anche il quadro, la cornice di riferimento su cui poi è stato elaborato il regolamento comunale per la localizzazione degli impianti. La normativa di riferimento, la normativa nazionale di riferimento è la legge quadro 36 del 2001. La legge quadro del 2001 fissa i contenuti generali e demanda de a decreti attuativi le norme sulla protezione dell'esposizione dei campi elettromagnetici. La legge quadro ha anche diciamo, stabilito quali sono le competenze assegnate allo Stato, alle regioni e ai comuni. In particolare ho evidenziato, ho messo in evidenza l'articolo 4 che stabilisce appunto che allo Stato spetta la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, che poi vedremo nel dettaglio, l'ingegner Fenucci ci chiarirà insomma, la differenza e la modalità di determinazione, l'individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento. Ai comuni, in particolare, i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici. Alla legge quadro poi è succeduto il decreto legislativo 259 del 2003, che è il codice delle comunicazioni elettroniche, e la rilevanza del codice. Il codice norma appunto tutti i procedimenti rispetto alle infrastrutture della telefonia, l'installazione delle infrastrutture, ma in particolare. Il codice assimila le infrastrutture per la telefonia mobile ad opere di urbanizzazione, quindi ad opere di interesse pubblico che hanno una modalità, un'attuazione semplificata e prioritaria proprio per la loro realizzazione. Qui trovate il riferimento all'articolo 86. Successivamente, sia alla legge quadro che anche al decreto, sono intervenute delle modifiche. Col decreto 76 del 2020, sono state apportate delle misure di semplificazione per le reti e i servizi di comunicazione elettronica. In particolare all'articolo che leggevamo prima, quindi sono state modificate le competenze assegnate ai comuni che possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
però non possono introdurre limitazioni per quanto riguarda la localizzazione generalizzate, soprattutto anche relativamente ai siti sensibili, e non possono in alcun modo, anche in via indiretta, incidere mediante provvedimenti contingibili o urgenti sulle limitazioni all'esposizione, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità. Quindi non possono modificare quei valori che sono di competenza esclusiva dello Stato. Altro decreto di riferimento è il DPCM del luglio 2003, che è appunto un decreto che è attuativo della legge quadro che fissa i limiti di esposizione. Lascio la parola all'ingegner Fenucci per spiegarvi il concetto di limiti, di valore, di attenzione, di obiettivi di qualità. Bene, grazie Manuela, buongiorno a tutti. Questo è, che vedete è la tabella allegata al DPCM 8 luglio 2003 e quindi è assolutamente precedente alla stesura del regolamento stesso. Quello che Manuela ha sottolineato e io volevo riprendere un attimo è proprio la differenza tra i valori limite, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità che sono indicati nel decreto medesimo. Posto che è competenza, come diceva prima Manuela, statale fissare questi valori, cioè sia i limiti, sia gli obiettivi di qualità, sia i valori di attenzione. Allora, un limite è fatto per tutelare la popolazione dagli effetti acuti. Che cos'è un effetto acuto? Se io vengo esposto ad un campo elettromagnetico di un certo livello, di una certa intensità, mi può girare la testa, mi si può appannare la vista. Questo è un effetto acuto. E questi sono dei limiti dati da organismi internazionali tipo l'ICNIRP e sono basati su dati e sperimentazioni scientifiche, cioè è stato verificato che un essere umano esposto a livelli superiori di campo a quelli dati appunto nei limiti può, ci può essere l'insorgere di questi effetti acuti che prima ho menzionato. Poi ci sono i valori di attenzione. I valori di attenzione sono stati introdotti dal legislatore italiano, quindi dallo Stato italiano, per tutelare la popolazione rispetto agli effetti nel medio e lungo periodo, cioè per intenderci la cancerogenesi. Questo dal 2003, cioè dalla data di uscita del decreto, è bene sottolineare una cosa, cioè sono i famosi 6 voltmetro, erano perché poi vedremo che recentemente sono stati modificati, erano i 6 voltmetro. Questi 6 voltmetro nascono dall'applicazione di un fattore di attenuazione 10 su quello che è il limite, non direttamente sul campo elettrico, ma su un'altra grandezza. Adesso è inutile che ci perdiamo in cose estremamente tecniche, ma questa grandezza si chiama densità di potenza. La densità di potenza è stata attenuata, considerando il limite di 20 volt metro, è stata attenuata di un fattore 10. Questo fattore 10, per stessa ammissione del legislatore, non ha alcuna comprovata scientificità, ma semplicemente è stato dato questo fattore di attenuazione. E tanto è poco, non lo sappiamo, lo Stato italiano lo ha adottato ed è tra i più bassi, se non il più basso a livello europeo. Quindi il valore di attenzione si applica all'interno degli edifici o comunque in tutti quei luoghi con permanenze non inferiori alle 4 ore giornaliere, quindi case, scuole, uffici, eccetera, eccetera, eccetera. Lo stesso dicasi sugli obiettivi di qualità. Quindi, fatta questa dovuta premessa, andiamo a vedere che cosa è successo nel corso degli anni, perché nel 2012 l'approccio tra la misurazione e quindi la valutazione fisica di un limite,
e quella di un valore di attenzione è cambiata grazie a questa norma che potete leggere, un DL numero 179 del 18-10-2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19-10-2012 stesso. Fondamentalmente, riassumendo quello che c'è scritto in questa norma, questa norma mi dice che se io devo valutare o misurare il limite, quindi i 20 volt metro che vedevamo prima nella fattispecie, io basta che posiziono il mio strumento ad 1,5 metri di altezza dal piano di calpestio in un qualsiasi intervallo di 6 minuti. Quindi se io supero, prendo un qualsiasi intervallo di 6 minuti all'interno delle 24 ore giornaliere e supero il valore limite di 20 volt metro in un qualsiasi intervallo di 6 minuti, come media, ovviamente inteso come valore efficace, quindi è una media sui 6 minuti, sono fuori dalla norma. Invece, quello che è stato determinato, la cosa importante da sottolineare in riferimento a questa legge, è che il valore di attenzione invece deve essere inteso come media nell'arco delle 24 ore giornaliere. Quindi, che cosa vuol dire questo fondamentalmente? Vuol dire che io devo andare a fare una misura nell'arco delle 24 ore giornaliere, mediarla e dalla media devo verificare che non vengano superati i 6 volt metro. Quindi normalmente di giorno nelle ore diurne le stazioni radiobase per telefonia cellulare hanno un'emissione maggiore, quindi in quel caso potrei anche superare il valore di 6 volt metro. Di notte questi livelli si abbassano, nell'arco delle 24 ore la media che mi viene fuori va confrontata con il valore di 6 volt metro. Andava confrontata perché adesso vedremo nelle prossime slide che non è più così. Tant'è che nel dicembre, ma questa è una normativa recentissima, peraltro è entrata in vigore il 30 aprile o 1º maggio di quest'anno, perché la legge di riferimento è del 23 dicembre 2023, la numero 214, che stabilisce che a partire. Ah, ecco, perdono, chiedo scusa, c'è indicato proprio nella legge, stabilisce che a partire dal 29 aprile, mi sono sbagliato di 2 giorni, 29 aprile 2024, il valore di attenzione di 6 volt metro passa a 15 volt metro, quindi il valore di attenzione, quello che deve essere mediato nell'arco delle 24 ore giornaliere, passa da 6 volt metro a 15 volt metro. Se andiamo a vedere la diapositiva, la slide successiva, infatti vediamo la stessa tabella del DPCM 2003 cambiata e variata alla luce della nuova norma, appunto, con il valore di attenzione e l'obiettivo di qualità cambiati che sono passati da 6 volt metro a 15 volt metro. E qui ripasso la parola all'architetto Vecchietti. Sì, esatto. Sempre all'interno della cornice normativa, dobbiamo fare riferimento alla legge regionale numero 12 del 2017, che disciplina appunto, in materia di impianti radioelettrici ai fini della tutela ambientale e sanitaria della popolazione. Rispetto a questa norma, che dà delle indicazioni molto precise anche rispetto alle competenze dei comuni e alla formazione del regolamento comunale, io qui ho riportato l'articolo 6, uno stralcio di alcuni articoli, quelli più significativi anche che hanno guidato l'attività della formazione dell'elaborazione del regolamento. Sono l'articolo 6, che prevede appunto al comma 1 che i comuni approvino un regolamento. Regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico, territoriale, minimizzare l'esposizione, e il comma 2 che dice appunto che i siti individuati possono essere individuati siti
più idonei per la localizzazione o la delocalizzazione di quelli esistenti attraverso una modalità che garantisce la partecipazione dell'ARPAM, dei gestori, dei portatori di interessi diffusi come associazioni, comitati, gli stakeholder. Altro articolo di riferimento è l'articolo 10, quello che stabilisce i criteri localizzativi. L'articolo 10 ha avuto alcune modifiche, quindi ve l'ho lasciato esplicitato e anche coordinato, perché innanzitutto indica che gli impianti sono posti in via prioritaria sugli edifici e sulle aree di proprietà pubblica, quindi l'individuazione in via prioritaria di immobili o aree pubbliche che possono essere messi a disposizione per la localizzazione di nuove infrastrutture. Proprio, questa è proprio un'indicazione dettata dalla legge regionale. Vieta l'installazione su ospedali, case di cura, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, parchi giochi, aree attrezzate, impianti sportivi, prevedendo comunque una deroga al comma 2 che io qui ho accorpato proprio per la lettera C su impianti sportivi e nei parcheggi degli ospedali qualora il centro elettrico sia almeno 15 metri più alto del piano di calpestio più elevato entro un raggio di 100 metri in pianta. Il testo originario prevedeva anche che erano vietate le installazioni della localizzazione degli impianti su immobili vincolati o su ambiti vincolati paesaggisticamente, ma con una legge regionale del 2019 questo articolo è stato abrogato, pertanto oggi anche la tutela su immobili vincolati o paesaggistica non è uno strumento che può essere che è in mano alle amministrazioni. E in più prevede appunto, anzi favorisce, indica che venga favorito l'accorpamento su impianti e strutture esistenti, quello che insomma, il co-siting, detto co-siting. In questo quadro normativo, la prerogativa dell'ente è proprio quello di individuare gli obiettivi di qualità e nella pianificazione e nella individuazione dei siti idonei per quanto possibile, per quanto le aree a disposizione possono essere appunto idonee e comunque diciamo che questa è un po' la competenza, i principi che guidano gli enti pubblici nell'elaborazione dei regolamenti. Da questo deriva il nostro percorso di formazione del regolamento che ha visto inizialmente l'attività iniziata nel 2020-2021, ha visto appunto la formazione e l'elaborazione di un quadro conoscitivo. Quindi siamo partiti dalla raccolta dati, dalla realizzazione del catasto dei siti e dall'analisi delle schede tecniche dei siti esistenti. Questa attività ha portato alla formazione del catasto degli impianti elettromagnetici. Questo catasto, l'elenco di questi siti che abbiamo riportato nella slide, ma che comunque è un dato al 2020, individua tutti i siti già esistenti e per siti, dopo l'ingegner Fenucci vi spiegherà nel dettaglio quando parliamo di sito cosa diciamo e quando parliamo di impianto cosa diciamo. Tutti Scusate, lo i siti. dico adesso, ti interrompo un attimo, Manuela, se no poi dopo frastagliamo troppo la discussione. Per sito si intende l'ubicazione di una struttura porta antenne. Su questa struttura porta antenne possono essere installati uno o più impianti, cioè le antenne di uno o più gestori. Quindi il sito è la struttura che supporta le antenne. L'impianto è ciò che va messo sul sito, quindi il numero di gestori e la stazione radiobase relativa a quel gestore che è messa su quell'impianto, che può essere una o più di una. Se
chiaramente sono più di una, si parla di una situazione di co-siting. Chiusa la parentesi, rilascio la Per parola a Manuela. capirci, quando parliamo di siti, parliamo di pali oppure di immobili, di terrazzi, di Paline. paline, di paline. Mentre quando parliamo di impianti parliamo proprio delle parabole, Della della struttura struttura. delle antenne e di tutto ciò che è Esatto. connesso per far funzionare correttamente l'impianto. Quindi la prima attività è stata proprio una ricognizione di tutti gli impianti esistenti, già attivi nel 2020. Questi siti erano 20 e accoglievano 39 impianti di diversi gestori, Vodafone, Telecom, Iliad, Wind Tre. Questa tabella è stata poi analizzata, cioè il catasto, i siti esistenti sono stati poi oggetto di misurazioni, sopralluoghi, proprio per cercare di capire qual è il campo elettromagnetico esistente. Quindi abbiamo ed ha portato alla elaborazione di una relazione con le misure dei campi elettromagnetici nei pressi degli impianti esistenti. Allora, Luca, se vuoi Quindi spiegare. riprendo, sì, riprendo la parola io, spiegandovi che cosa è stato fatto sostanzialmente, partendo proprio dall'analisi del catasto dei siti esistenti. Partendo dall'analisi del catasto di siti esistenti, si sono fatti vari sopralluoghi sui siti medesimi, ovviamente. E sono state fatte nell'intorno dei vari siti e quindi dei vari impianti posti nei relativi siti delle misurazioni strumentali per acquisire proprio i livelli di campo elettrico presenti nell'intorno dell'impianto stesso, a volte anche all'interno di abitazioni esistenti. Non solo è stato fatto qui questo, ma sono stati fatti degli ulteriori sopralluoghi per andare a verificare, ad esempio, gli edifici e gli istituti scolastici su cui abbiamo voluto porre un'attenzione particolare. Quindi nei vari report che sono collegati a questa relazione ci sono appunto tutte quante le misurazioni eseguite all'interno dei vari istituti scolastici, con indicato l'istituto, il punto di misura, l'aula addirittura dove sono state fatte le misurazioni. Poi vedete dalla slide anche le foto dello strumento utilizzato. Il tutto è confluito in una relazione che compare ed è visibile, visionabile all'interno del link che trovate nella slide, in basso nella slide, legata all'amministrazione trasparente, e questo è già stato pubblicato prima dell'approvazione del regolamento stesso. Quindi proprio appena sono stati fatti questi sopralluoghi, ed è stata redatta la relazione, di cui parte integrante sono i vari report, uno per ciascun sito e per gli edifici scolastici analizzati, sono stati messi appunto a disposizione sul canale internet. Adesso ripasso un attimo la parola a Manuela. Sì, successivamente, dopo aver fatto questa ricognizione dei siti esistenti, abbiamo analizzato i piani di sviluppo di gestori. Allora, ai sensi della legge regionale, i gestori devono entro il 31 marzo di ogni anno presentare un piano di sviluppo. Questo o annuale o anche Biennale, biennale, triennale. triennale, in base proprio al loro programma di sviluppo. Non necessariamente viene presentato tutti gli anni, se il piano presentato l'anno prima ancora copre il progetto di espansione e di sviluppo rispetto al territorio comunale. Quindi noi abbiamo preso i piani di sviluppo dei gestori presentati nel 2020
e poi l'abbiamo anche aggiornato prima Con il dell'approvazione con il 2021. 2021, e abbiamo elaborato la tavola che sta sempre all'interno degli elaborati di analisi come quadro conoscitivo, quindi non siamo ancora nelle tavole di progetto. Nella tavola 2, piano di sviluppo dei gestori, trovate sia riportato l'elenco dei 20 siti esistenti, sia le aree di ricerca dei gestori. Le aree di ricerca, i piani di sviluppo, le aree di ricerca, insomma, sono quelle aree che loro individuano come aree dove è necessario potenziare con un'infrastruttura. Qui vedete appunto l'elaborato ed è sempre pubblicato ed è sempre stato pubblicato prima dell'adozione, perché poi questa, insieme ad altri elaborati che vi raccontiamo, sono stati la base proprio per la fase della partecipazione. Successivamente a questo studio abbiamo elaborato un'altra planimetria, sempre una planimetria di un elaborato di analisi, perché proprio in coerenza con la legge regionale che ci dice sui criteri localizzativi di individuare in via prioritaria i siti pubblici, questo capite che è importante perché individuando il sito pubblico il gestore deve in via prioritaria andare dall'amministrazione e dire ho necessità di installare un'antenna in questo modo, con questo progetto, e quindi c'è un passaggio in più diciamo, del procedimento di autorizzazione previsto dal codice delle comunicazioni se è un sito pubblico, perché chiaramente deve prima rapportarsi con il soggetto proprietario dell'area. In questa tavola, che come vi dico è sempre una tavola di analisi, abbiamo fatto una ricognizione di tutte le aree pubbliche che non avevano, diciamo, i requisiti o comunque non erano tra i siti vietati, quindi non erano scuole, non erano aree attrezzate, che potevano potenzialmente accogliere un nuovo impianto. Chiaramente in questa tavola noi abbiamo individuato aree numericamente in numero molto maggiore rispetto sia ai piani di sviluppo, lo vedete, ci sono delle aree che sono fuori dalle aree di ricerca, anche perché la valutazione, che è stata una valutazione non solo tecnica, cioè noi ci siamo fermati a valutare il campo elettromagnetico e la, diciamo, la Valida. sì, l'idoneità dal punto di vista della destinazione d'uso, la valutazione è stata comunque condivisa, come appunto prevede la legge regionale, su più tavoli con vari stakeholder. Questi però sono gli elaborati che noi abbiamo portato ai tavoli, quindi abbiamo sottoposto più siti. Questi sono 48 siti, ma non sono quelli poi che sono allegati al regolamento proprio. Questa è una tavola di analisi. Anche questa la trovate sempre pubblicata, era già pubblicata perché faceva parte di quegli elaborati che sono stati portati appunto ai tavoli con gli stakeholder. Quindi anche rispetto a questi siti, a tutti questi siti, oltre, come vi dicevo, a valutare se come destinazione d'uso erano conformi, potenzialmente idonei, è stata fatta una valutazione rispetto al campo elettromagnetico, quindi se il campo era saturo oppure poteva ancora cogliere nuove infrastrutture. Sì, quindi riassumo un attimo anche quello che ha detto già l'architetto Vecchietti, perché per la produzione di questa relazione tecnica fondamentalmente è stato analizzato
magari ripeto delle cose già dette, ma mi sembra opportuno farlo. È stato analizzato il territorio comunale, escludendo tutte le aree dove dove è vietata dalla legge regionale l'installazione degli impianti, come si diceva prima, ad esempio, nelle scuole, negli ospedali, eccetera. Sono stati presi in esame tutti quanti i piani di sviluppo proposti dai gestori, è stata valutata in via prioritaria, in accordo con la legge regionale stesso, sono state valutate le aree dell'amministrazione comunale oppure di altri enti pubblici. E in questo caso si sono effettuati proprio dei sopralluoghi atti a verificare il campo elettromagnetico preesistente, perché l'obiettivo era quello di non andare a scegliere dei siti laddove già il campo elettromagnetico fosse elevato, perché ad esempio degli impianti che possono essere magari per il broadcasting radiofonico e televisivo posti anche a diversi chilometri di distanza in linea d'aria da un determinato sito, possono andare ad influenzare il campo, il valore del campo in quel punto. E poi sono fatto questo lavoro, si è andata proprio ad individuare la sovrapposizione con le aree di sviluppo indicate dai gestori, cioè è chiaro che, preso atto delle aree pubbliche disponibili, si è cercato di sovrapporre queste aree con quelle dove i gestori stavano cercando di mettere i propri impianti, quindi con i piani di sviluppo. Il tutto fatto ovviamente nell'ottica della minimizzazione dell'esposizione della popolazione rispetto ai campi elettromagnetici. Come previsto dalla legge quadro che abbiamo menzionato proprio all'inizio di questa chiacchierata e come previsto ovviamente ed è ripreso dalla legge regionale Marche. Quindi nella redazione della relazione della reportistica sono stati individuati questi siti potenzialmente idonei ad ospitare nuovi impianti al fine di presentare tutte le ipotesi alternative per poter poi effettuare in una fase successiva le scelte definitive. La relazione in cui si concretizza tutto quanto è questa qui che vedete nel suo frontespizio, ma che è sempre a disposizione sul sito del comune, sempre nell'ambito di amministrazione trasparente, al link che trovate sotto indicato nella slide e segue proprio quei criteri che vi dicevo prima, quindi quantificare il livello di campo elettrico generato da eventuali impianti per telefonia cellulare installati nelle vicinanze dei siti esaminati e o da eventuali sistemi per il broadcasting radiofonico e televisivo ubicati anche a distanza di qualche chilometro dall'area in esame. In questo caso, ricordo che in alcuni sopralluoghi fatti noi risentivamo ad esempio dell'effetto di alcuni impianti per il broadcasting radiofonico o televisivo presenti su Monte Conero, ad esempio. Ok, facendo il punto un po' su tutta la parte dell'elaborazione del quadro conoscitivo, abbiamo poi avviato la fase della partecipazione, quella che viene richiesta proprio propedeutica all'approvazione del regolamento. La fase di partecipazione è stata elaborata appunto ai sensi dell'articolo 6,2 della legge regionale e sono state individuate delle modalità specifiche per adempiere agli obblighi di comunicazione. Vi ricordo che parliamo del 2021, quindi eravamo in Covid, in pandemia, e quindi la modalità della riunione telematica, in forma telematica, è quella che ci ha consentito, insomma, di poter fare la consultazione, perché era comunque vietata la possibilità di fare incontri pubblici con un
numero elevato di persone. La partecipazione è stata organizzata in questo modo, sono state fatte appunto delle riunioni in forma telematica con i portatori di interessi, poi vi faremo vedere nello specifico con chi. È stata assicurata la partecipazione dell'ARPAM e la consultazione con i comuni confinanti. In più è stata assicurata anche l'informazione e la partecipazione, oltre che con i portatori di interessi costituiti in associazione, più diffusa, dando appunto diffusione dei documenti elaborati nell'ambito del quadro conoscitivo, con una pubblicazione sul sito e con un messaggio di informazione anche sui social network, dando la possibilità anche di presentare entro 10 giorni da pubblicazione delle eventuali osservazioni o note integrative. In più sono state la partecipazione dei portatori di interesse. Nello specifico, l'attività ha avuto questo calendario, diciamo, è stata convocata la riunione con la consulta ambiente e territorio, si sono tenuti tutti gli incontri in modalità online con i consigli di quartiere. Quindi qui vedete le date e gli orari in cui sono state fatte queste consultazioni con i consigli di quartiere. Successivamente, e questa è stata una scelta, quella di dialogare successivamente con i gestori, dopo aver in qualche modo ragionato, dialogato con i consigli di quartiere, con la consulta ambientale del territorio, in modo da insomma, portare ai gestori una proposta in qualche modo già condivisa o comunque già presentata agli organi, quelli che sono in rappresentanza comunque dei residenti e della cittadinanza. E poi, come vi dicevo, appunto, è stata pubblicata una home page sulla pagina del comune, una news sulla pagina del comune con gli elaborati, e all'ARPAM è stato inviato la proposta di regolamento per eventuali osservazioni. Tutto questo ha portato anche ad avere dei contributi. Abbiamo ricevuto dei contributi sia dai consigli di quartiere che da singoli cittadini e anche dai gestori della telefonia. L'attività appunto di elaborazione del regolamento, quindi, in questa fase vede la sua fase di definizione, ma soprattutto di individuazione dei siti più idonei. Siti più idonei che non sono tutti i siti che erano stati individuati tra le aree potenzialmente idonee, ma sono quelli che sono concordati comunque con la cittadinanza, con il consiglio di quartiere, con la consulta ambiente e territorio. E soprattutto che sono comunque efficaci anche che rispondono un po' alle esigenze dei gestori, perché sennò il lavoro non sarebbe efficace, insomma, se non potessero rispondere al piano di sviluppo dei gestori. Questi, quindi gli elaborati di progetto, sono esclusivamente il regolamento e la tavola 4, dove sono individuati i siti più idonei. Voglio specificare che i siti più idonei sono numericamente 23, mi sembra, ma anche qui sono non so, cioè, sono in numero maggiore, nel senso che abbiamo lasciato comunque un minimo di margine di individuazione in fase di richiesta del gestore di uno o più siti nei vari ambiti. Quindi vedete, ad esempio, nella località Badia Asimo Stazione ce ne sono due, ma potrebbe essere necessario per i gestori anche un solo sito di questi. Quindi non è che ogni punto, ogni sito accoglierà necessariamente un'antenna, però potrebbe, diciamo, in qualche modo entrare in un dialogo con i gestori. Quindi questi sono i siti,
che sono i doni e che sono i siti che, con i quali l'amministrazione dialoga con i gestori. Quindi è la tavola 4 che viene presa come riferimento allegata al regolamento e viene, diciamo, presa come riferimento i siti più idonei che sono presi come riferimento anche per i gestori. Voglio concludere anche facendo riferimento a alcuni articoli del regolamento comunale, che appunto mettono in evidenza come il comune ha recepito sicuramente gli indirizzi della legge regionale, quindi individuando in via prioritaria i siti pubblici, favorendo il co-siting. Ma soprattutto ha aggiunto alcuni elementi che consentono, a nostro avviso, un controllo ulteriore di questo sviluppo delle infrastrutture. Infatti, al di fuori delle aree individuate tra i siti, nella tavola 4 dei siti idonei, i gestori può essere autorizzata in subordine anche altre aree solo per comprovate esigenze di copertura del servizio con una perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato da cui emerga l'impossibilità della localizzazione sui siti individuati e comunque il rispetto e la salvaguardia della popolazione. Quindi devono giustificare e motivare perché il sito individuato dall'amministrazione non è idoneo alla copertura del servizio e comunque devono garantire la salvaguardia della popolazione attraverso dei rilievi e delle misurazioni puntuali anche dei siti che loro individuano. L'altro articolo di riferimento è l'articolo 7, dove appunto diciamo che è favorito l'accorpamento ed è preferibile la condivisione del co-siting. È chiaro che il co-siting non può essere fatto quando il sito già ha un campo elettromagnetico già saturo, no? O perlomeno. Sì, oppure in particolari condizioni, mi viene in mente il maxi parcheggio, ad esempio, dove la palina che regge le varie antenne è già oggettivamente satura proprio dal punto di vista anche statico, insomma, quindi in queste casistiche qui non è possibile un'ulteriore operazione di co-siting. Sempre all'articolo 7 trovate un'altra indicazione. L'amministrazione ha stabilito che i proventi derivanti dalle localizzazioni vanno a finanziare un potenziamento anche delle misurazioni e delle rilevazioni. Infatti, all'articolo 10, anche l'articolo 10 è un articolo importante perché dice che le misure periodiche effettuate a campioni, l'amministrazione stessa può effettuare misure periodiche a campioni sui livelli di campi elettromagnetici prodotti e queste misurazioni potranno essere, per queste motivazioni, misurazioni potranno essere utilizzati i proventi derivanti dalle localizzazioni, Locazioni. dalle locazioni. Questo excursus che abbiamo fatto partendo di nuovo dalla normativa e aggiornandola, perché in realtà rispetto alla presentazione che abbiamo fatto in Consiglio Comunale ad aprile del 2021, la normativa appunto, ha subito delle modifiche importanti. Ecco, è importante ribadire che la tavola 4 individua i siti più idonei nel quale possono essere accolti e insediati nuovi impianti, ma non necessariamente numericamente, cioè non necessariamente esaustivi, cioè tutti i siti dovranno vedere accogliere un'antenna. E dal 2021 le pratiche pervenute di autorizzazione di Nuovi nuovi siti, siti nuovi siti. sono 5, dal 2021 sono 5 nuovi siti, ma nuovi impianti sono solo quello di Case Nuove e di Iliad.
e quello di Via Tonnini, che in Viatonini. questo momento ha visto uno stop all'iter autorizzativo, e quello di Via Mulino Mensa, che in realtà ancora non è, cioè quello realizzato è un solo sito con un solo impianto, case nuove. Gli altri sono in corso di definizione e gli altri due sono quello di San Biagio e dell'autostrada, sono dei traslochi, quindi uno spostamento di un'antenna già esistente di TIM in un altro sito. Faccio una piccola riflessione su quanto ha appena detto l'architetto Vecchietti. Appunto, l'unico sito attualmente realizzato ed attivo è il sito Iliad di Case Nuove, la rotatoria vicino alla Beacar, per intenderci. Gli altri siti a cui faceva riferimento Manuela, ad esempio quello di San Biagio, quello è un palo messo da, attualmente c'è ed è esistente, un palo messo da Inwit. Inwit nel corso di questi anni sono entrate delle nuove figure oltre ai gestori stessi, sono delle società di towering, quindi Inwit è una società di towering, cioè cosa cos'è la società di towering? Una società di towering è una società che fa pali, cioè fa dei supporti affinché possano essere messe le antenne e le stazioni radiobase, quindi relative per telefonia cellulare. Uno di questi pali è stato messo da Inwit, che lavora per conto dei gestori Telecom e Vodafone, proprio in località San Biagio. La finalità del posizionamento di questo palo è quello di andare a delocalizzare dei siti esistenti Telecom e Vodafone che passeranno su un unico palo, quello nuovo di Inwit. Però attualmente lì c'è solo il palo e non sono state installate ad oggi ancora le antenne. Diciamo che siamo in iter permessi. Per quello che riguarda il sito Iliad di Via Tonnini, quello che vi ha detto sostanzialmente Manuela, stessa cosa per Via Mulino Mensa sostanzialmente. E l'altro sito che mi premeva sottolineare è quello delle autostrade, dove anche lì c'è stato un trasloco, nel senso che prima c'era un impianto proprio dentro fisicamente la proprietà delle autostrade per l'Italia, e è stato fatto anche lì da Inwit un palo ed è stato attualmente delocalizzato l'impianto Telecom, prima posizionato a circa 100 metri da questo ultimo palo realizzato. Niente, a chiusura di questa nostra presentazione, io vi ringrazio dell'ascolto. Speriamo di essere Grazie. stati chiari ed esaustivi. Comunque, noi siamo sempre a disposizione per chiarimenti e vi ricordo che tutti gli elaborati sono pubblicati già prima dell'approvazione del piano, ma comunque con l'approvazione del regolamento su amministrazione trasparente e sul sito del Comune. Grazie dell'ascolto e buona giornata. Grazie.